Presidente, die dieci anni sono tanti o sono pochi? Eh, sono tanti, specialmente alla mia età. Comunque, eh, sono contenta perché la cosa è andata sempre per il meglio. Anzi, in questo. In, questo, in questa occasione voglio proprio ringraziare ehm, il Comune di Robassomero proprio perché eh, ci, ha, ci ha sempre dato una mano, ci ha supportati e, e tutti i miei collaboratori perché senza di loro non avrei potuto fare nulla e siamo arrivati fino adesso. Con un, con, io sono stata eletta nove anni fa, nove anni di banca del tempo con tutti i nostri soci, specialmente quelli che danno una mano lavorando, io dico sempre che siamo degli anta più più, perché siamo tutte persone di una certa età. Comunque noi abbiamo svolto parecchie attività eh, per il, sia per il paese sia per, per noi come persone proprio per ehm, trovarci insieme, con laboratori, lavorando e appunto magari anche festeggiando dei compleanni dei soci, facendo delle, delle attività anche molto più leggere, che non solo lavoro, ma comunque abbiamo fatto tantissime cose, perché la banca del tempo è nata per uno scambio di tempo e appunto eh, noi mettendo tempo nostro a disposizione, eh, tutti gli anni più o meno nero su bianco eh, mandati a Roma quando ce li chiedono, tutti gli anni ci chiedono le ore di scambio, noi siamo dalle 2500 alle 2700 ore, con quei pochi perché non scambiano tutti francamente, però diciamo che nel nostro piccolo va bene così. Poi abbiamo fatto raccolte fondi per diverse associazioni, diverse ricerche tipo l'Annalise, la Faro, poi per il telefono azzurro. Poi abbiamo fatto donazioni: noi i soldi che ricaviamo eh, le doniamo sempre appunto in, eh, in beneficenza. In questo caso abbiamo donato computer alla scuola media, eh, sostituiamo i fiori al Parco Nazionale della Rimembranza eh, tutti gli anni, eh, Perenni, poi abbiamo dato un contributo alla costruzione del monumento degli alpini, abbiamo fatto per la nuova scuola materna che dovrà essere inaugurata a Fra fra breve abbiamo donato dei soldi anche a loro perché hanno bisogno di tante cose, appunto andando poi sul nuovo. Poi abbiamo fatto progetti, progetti ne abbiamo fatti parecchi. Abbiamo lavorato con le scuole per un anno intero per l'UNICEF con le pigotte. Abbiamo con il progetto dei ragazzi, tutte e tre le scuole elementare, materna e media, abbiamo costruito 130 pigotte che poi noi abbiamo venduto nel mercatini Dentro le scuole e abbiamo raccimolato appunto i soldi che sono andati direttamente tutti all'UNICEF. Poi abbiamo ehm, le diciamo che noi, come richieste anche dal comune e dalla scuola, noi facciamo: abbiamo fatto due anni il, il prescuola, facciamo il piedibus tutti gli anni. Che i ragazzini sono felicissimi, anzi, quest'anno abbiamo fatto una settimana in più. E poi abbiamo, facciamo i mercatini. Noi i mercatini servono per poter racimulare appunto, delle offerte in, eh, sui nostri manufatti che presentiamo, proprio per poter fare poi queste cose durante l'anno. Facciamo due spettacoli annuali, eh, co tipo commedie, o tipo adesso quello che facciamo anche oggi proprio per dare la possibilità alle persone qui del paese anche di divertimento. Poi abbiamo, abbiamo del, fatto tantissime mostre, una più bella dell'altra, tra l'altro tra le quali cito solo quella dei cent'anni del cent centenario d'Italia, che noi abbiamo avuto delle serate a tema con dei professori che parlavano. E, appunto, ehm, illustrando tutta la, la, la sequenza del, dell'Unità d'Italia e tutto, poi dottori che hanno ha parlato tipo il dottor Crosetti dell'omeopatia, abbiamo fatto tutte queste serate a tema e in più abbiamo trasmesso un film senso con la Valli che proprio è un film storico e nel frattempo abbiamo fatto la mostra con costumi storici eh, proprio dell'epoca e che appunto con tutte le, le, le varie cose anche d'epoca come in mostra abbiamo messo tantissime cose, ci sono tutte le documentazioni, abbiamo filmati, abbiamo fotografie, è una cosa stata molto bella. Poi abbiamo fatto una bella mostra fotografica, tanto per citarne due, è che abbiamo fatto eh, Roba Somero ieri e oggi, questa mostra allestita con le fotografie della signora Brezil Milena, è stata molto bella, anche lì abbiamo, fatto altre, abbiamo messo in mostra tantissimi oggetti anche antichi e qui abbiamo avuto proprio l'aiuto la, dei, dei compaesani perché ci hanno dato delle foto vecchie, ci hanno spiegato tutte le cose che noi non sapevamo e abbiamo potuto fare appunto questa bella mostra. Poi noi abbiamo sempre partecipato a convegni delle banche del tempo, nazionali e provinciali, con corsi di aggiornamento, proprio perché purtroppo la burocrazia ci ammazza e ci chiede sempre di più. Noi da volontari non è che possiamo a volte anche, però ci occupano un mucchio di tempo. E poi abbiamo fatto appunto intrattenimenti sociali tipo compleanni, tipo qualche gita, sempre cult culturale. E e delle, come si può dire, delle, siamo andati in una casa di riposo a Nole a fare una proiezione delle nostre Valli di Lancio, lì con il contributo dell'insegnante eh, Gardino Giuseppe, con appunto, la Piovano Rusca di Nole. E poi, niente, noi partecipiamo con il nostro labaro a tutte le attività del, della comunità, parrocchia, comune e tutto. E, e poi, eh, niente, facciamo le nostre gite che appunto già ho già nominato. Sono sempre state gite, magari poche, ma molto belle e culturali. Con la guida che spiegava in tutti i luoghi dove siamo andati, ci spiegavano appunto eh, dove ci trovavamo e il perché e il per come di questa cosa che noi si vedeva. Praticamente noi in nove anni del nostro, del nostro mh, direttivo, perché io il mio direttivo è tutto mio, non era quello di prima, cioè noi siamo tutti nuovi ecco, della banca del tempo di quando è iniziata. noi eh, C'è un affiatamento, è una cosa che continua, ci si trova bene lavorando, sempre lavorando, lavorando. Io mi auguro che la cosa vada ancora avanti, anche se non ci sarò più io magari, ma che la cosa continui e che vada sempre per il meglio. Quanti soci conta la banca del tempo e in questo momento? Una cinquantina più o meno. Eravamo di più, poi purtroppo qualcuno per l'età se ne si ritirano, è difficile trovare persone. Ce ne sono adesso due o tre nuove, un pochino più giovani, però i giovani lavorano. Quelli che sono andati appena in pensione da poco dicono devo godermi un po' la pensione e non vengono. E praticamente noi si spera sempre di trovare un qualche persona che poi abbia voglia di occupare un pochino il tempo.